Policoro in Swing, Blues in Town e La Notte di Eraclea sono solo alcuni degli eventi storici della stagione estiva policorese presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta venerdì nella biblioteca comunale della cittadina ionica. All'iniziativa hanno preso parte il primo cittadino Enrico Bianco, il vice sindaco con delega allo sviluppo turistico e marketing territoriale Massimiliano Padula, Francesco Pontrandolfi, uno degli organizzatori del Festival Policoro in Swing, e Cristian Miccoli, che insieme all'associazione La Mela di Odessa da sempre cura la realizzazione dell'evento Blues in Town Basilicata International Festival. Dall'incontro è emersa la volontà dell'amministrazione comunale di supportare le manifestazioni che rispecchiano la storia della comunità policorese e che permettono di raccontare e preservare l'identità di un territorio attraverso la condivisione di esperienze ed emozioni. Una conferenza stampa per annunciare alcuni degli eventi cult della stagione estiva policorese. Si ritiene soddisfatto e l'amministrazione intende supportare gli eventi storici che hanno caratterizzato questa comunità in modo tale anche da poterli condividere con tutti i cittadini. Sì, sono assolutamente soddisfatto per quello che abbiamo potuto fare in questo scorcio di estate. È stata quella di valorizzare le migliori risorse che abbiamo all'interno della comunità, che si è manifestata nel corso degli anni in maniera oramai consolidata, che sono le due manifestazioni di punta, Policoro in Swing e Blues in Town, e abbiamo voluto supportare in particolare questi due eventi perché davvero realizzano una promozione del nostro territorio, consentono a tante persone di venire sul nostro territorio anche per la prima volta. In particolare negli ultimi anni è stato capace di svolgere questo lavoro eccellente Policoro in Swing, facendo diventare Policoro in questo momento il riferimento in Europa dello swing, quindi ci sono ospiti che vengono dall'estero, ospiti che vengono da tutta Italia, che riempiono la nostra città, che riempiono le nostre strutture ricettive, e quindi è una grande soddisfazione avere queste energie a Policoro. Chi ha responsabilità politica, amministrativa, deve saper accompagnare queste risorse che noi abbiamo all'interno della comunità. Abbiamo inteso fare questo supportando in maniera importante dal punto di vista economico per quello che potevamo fare questi due eventi. Poi c'è l'evento di chiusura dell'estate che è a carico dell'amministrazione della Notte di Eraclea, che sarà definita settimana prossima. Un lavoro di squadra che porta con sé un messaggio ben preciso che volete trasmettere a tutta la cittadinanza. Sì, diciamo che il messaggio principale che vogliamo dare è quello, insomma, di un'unione di questa comunità, stringersi intorno a quelle che sono delle eccellenze, nello specifico in questi casi degli eventi, due manifestazioni, soprattutto Blues in Town e Policoro in Swing, che in questi anni hanno permesso a Policoro di portare fuori i nostri confini territoriali il nostro nome con degli eventi di eccellenza. Quindi noi quest'anno la scelta è quella veramente di dare un segnale, la volontà è quella di far sentire sempre più partecipe la comunità anche a questi eventi, sentirli propri, fare in modo, insomma, che queste manifestazioni, questi periodi, queste eccellenze siano veramente un messaggio di accoglienza per chi viene fuori a trovarci e che siano anche un orgoglio per questa comunità. Il minimo comune denominatore in questo caso è la musica, e quindi la nostra scelta politica è quella veramente di stare accanto a quelle manifestazioni che sono capaci di generare questo meccanismo anche di affezionamento, diciamo, che deve avere la comunità a queste eccellenze. Quindi è un percorso, un momento di partenza. L'anno prossimo struttureremo insomma tutti gli eventi attraverso il bando eventi in una maniera molto più strutturata, che dia la possibilità veramente di esprimere le potenzialità della nostra giovane comunità. Quindi Policoro oggi è un passo in avanti, vuole fare un passo in avanti con la prospettiva, insomma, di migliorarsi anno dopo anno. Un successo quasi ventennale, l'unico stop del festival è legato alla pandemia. Una formula ben collaudata che mette insieme workshop ed esibizioni di ospiti nazionali ed internazionali. Dove si svolgerà quest'anno il Blues in Town e cosa è previsto in questa edizione? Sì, quest'anno Blues in Town si sposta di location ed arriva nella villa comunale, nella bellissima villa comunale situata nel cuore della città.
Quindi villa che diventa un villaggio musicale, il villaggio del Blues in Town, che si apre agli occhi della città il 31 di agosto e fino al 4 di settembre. E dicevi bene, Blues in Town è non solo una vetrina di grandi artisti e di grandissime star internazionali, ma anche scuola, con i seminari, con l'area dedicata ai più piccoli che potranno cimentarsi nel costruire strumenti artigianali, loro tamburelli, loro flauti, e tanta arte. Ci saranno installazioni artistiche, quadri, mostre di quadri che poi sono state prodotte negli anni proprio per il Blues in Town da vari artisti e quindi saranno esposte nella villa comunale. Sarà un vero e proprio villaggio pregno di musica e di arte e di cultura. E poi diciamo come corollario finale, come cameo, ecco, i concerti. Quest'anno le 5 serate verranno suddivise in questo modo. Le prime due sono dedicate alle jam session, quindi avremo un palchetto aperto a tutti dove chiunque si può esibire seguendo una band resident si potrà suonare liberamente. Le tre serate conclusive del festival sono dedicate nella prima a un artista, sono ovviamente due band ogni sera. E il primo è Sebastiano Lillo, è un finger picking pugliese, bravissimo, e seguirà Damian Dominguez, un rocker blues argentino con collaborazioni statunitensi, europee di altissimo livello. E la seconda serata sarà la volta di Mino Leonetti con The Shuffle Brothers e la sua nuova produzione. E poi il nome internazionale della serata è Tony Green, una cantante di Memphis con una big band, con una splendida sezione fiati. La terza serata, quindi quella conclusiva, sarà dedicata alle esibizioni dei ragazzi dei seminari didattici del Blues in Town, per chiudere con Sven Hammond, una band rock blues olandese in vetta alle classifiche olandesi e per la prima volta in Italia. Quindi è un programma molto molto pieno da seguire dalle 16 del pomeriggio tutti i giorni, dal 31 agosto al 4 settembre. Policoron Swing nasce da un'idea originale. Quale sarà il programma di questa edizione, che prevede un dance camp, workshop, ospiti anche di rilievo internazionale e tanto divertimento? Sì, Policoron Swing nasce chiaramente dopo i primi concerti jazz che si tenevano a Policoro, poi si è trasformato da Policoro in musica perché si facevano solo concerti di ascolto jazz, poi è stato trasformato in Policoro in Swing perché abbiamo inserito il ballo e negli anni si è sviluppato in maniera straordinaria e quindi siamo alla 8ª edizione. Come il programma è questo, praticamente noi organizziamo un dance camp tenuto da artisti, insegnanti di fama internazionale e ci sono ballerini che partecipano a questo dance camp, sono dei workshop di ballo e parallelamente chiaramente una volta che uno partecipa al workshop ha bisogno di mettere in pratica quello che la mattina ha studiato e organizziamo delle serate durante le quali uno si esercita per acquisire quello che ha praticamente studiato al mattino. E poi il fine settimana organizziamo queste feste pubbliche in piazza proprio per far accogliere tutta la gente che non è coinvolta in questa cultura. Quindi le tre serate in Piazza Segni, venerdì, sabato e domenica, vedranno tre concerti, uno per ogni sera, di band internazionali e durante questi concerti ci saranno artisti ballerini chiaramente che si esibiranno di fronte a un pubblico chiaramente pubblico. E in più ci saranno le finali delle gare che si sono tenute al dance camp, all'Aquarius, dove c'è il cuore del Policoron Swing, dove lì si tengono i workshop, facciamo le seratine proprio per l'acquisizione di ciò che si è studiato. E quindi ci saranno le premiazioni di coloro che hanno vinto le gare che si fanno all'Aquarius, lì facciamo tutte le semifinali, poi le finali le facciamo in piazza, poi ci saranno le premiazioni. E poi il sabato mattina c'è la Blow and Swing, praticamente una regata a suono di swing. Molti dei ballerini che partecipano al dance camp al mattino fanno la lezione di vela
e si ritrovano anche ad imparare ad andare a vela, quindi il connubio mare, swing e vela. Le barche praticamente che fanno la gara, l'equipaggio chiaramente che vince la regata verrà premiato anche in piazza Eraclea. Diciamo che questo è il programma e coinvolgeremo al massimo tutta la comunità. Prima dei concerti si tengono delle lezioni gratuite proprio per vedere di far avvicinare anche persone che non hanno mai avuto approccio a questa cultura, e poi partono i concerti e tutti gli ospiti che chiaramente balleranno. Invitiamo tutti a partecipare, uno spettacolo con grandi ospiti da non perdere assolutamente. Secondo me sì, voglio dire, non capita tutti i giorni di vedere questi ballerini internazionali a casa proprio, cioè, e quindi suggerisco, voglio dire, di affacciarsi in Piazza Segni e di godere di questo magnifico spettacolo. Un tuffo in un'atmosfera diversa, fuori dalla solita routine, da quello a cui siamo normalmente abituati. Beh, io sento sempre che chiunque ha partecipato anche solo a una delle serate e si è approcciato, la bellezza, voglio dire, riempie di gioia ogni persona che si avvicina, voglio dire, ad ascoltare e a vedere una delle serate.